Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come il racconto che di recente ha visto protagonista l'inviato dell'Isola dei Famosi è stato incredibile. Ecco le parole di Alvin. Anche se spesso abbiamo parlato dei problemi che i naufraghi possono incontrare sulle spiagge dell'Honduras, solitamente ci siamo soffermati soprattutto su quello della fame. Stavolta tuttavia, parliamo di un'altra avversità che può generare situazioni ancora più gravi rispetto a quelle relative alla carenza di cibo. Una delle più grandi insidie in assoluto è il maltempo. Nei territori del Centro America in cui avvengono le riprese dell'Isola dei Famosi è possibile assistere anche ad uragani spaventosi, in grado di distruggere tutto ciò che incontrano sulla loro strada. Anche quest'anno si è verificato un episodio analogo, seppur meno grave rispetto a quanto accaduto alcune edizioni fa. Poche settimane fa infatti, i concorrenti in gara sono stati messi al riparo in quanto le condizioni avverse del tempo hanno fatto temere per la loro incolumità. Responsabilmente è stato deciso quindi un loro spostamento momentaneo fino a quando la bufera è terminata. Isola dei Famosi, la confessione agghiacciante di Alvin. Una delle grandi novità di questa edizione è proprio il ritorno di Alvin nei panni dell'inviato. Quest'ultimo è tornato a vestire un ruolo che sembra calzargli a pennello, in quanto presenta tutte le caratteristiche giuste come il dinamismo, la simpatia e una buona dialettica che gli permette di spiegare le prove in maniera chiara, nonostante le immancabili frecciatine di Ilari. Durante un episodio di Isola Party, l'inviato dell'Isola dei Famosi ha rilasciato alcune dichiarazioni. L'uomo ha parlato delle sue esperienze in questi panni, descrivendo tra l'altro un aneddoto in particolare che non si cancellerà mai dai suoi ricordi. In 4 anni ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima isola, all'inizio. Quell'anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti. La prima puntata non siamo riusciti a farla. Io accaio con poche persone giusto per far vedere che non c'erano le condizioni per fare il programma, così ha esordito Alvin, prima di scendere nei dettagli del drammatico evento. Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l'acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in TV. Ci sono stati attimi di paura, ma quando si è aperto un piccolo spazio nel cielo siamo riusciti a scappare in elicottero. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.